Artisti, siete lì? Bentornati in Nero di Venere Channel. Scusate se ballo tra due camere, ma sto facendo il video sia per Instagram TV sia per YouTube. Allora, ho tentato di fare questo video anche ieri, con poco successo perché è diventato troppo lungo. E Instagram mi ha detto, no, it's too long. You can't upload that. Anyway, perché sto facendo questo video oggi? Perché? Perché sono in quarantena e mi annoio. Ma no. Allora, prima di tutto, così, siccome c'è stata la settimana, un po' di gente mi ha detto, però non ti si vede mai in faccia. Cioè, su YouTube mi vedete purtroppo, anche se non sono di sicuro un bello spettacolo. Su Instagram mi faccio vedere meno, perché preferisco far vedere persone come lei. È meglio per il vostro apparato oculare. Se lo chiama così, va bene. Comunque, la faccio breve, sennò diventa un altro video di 20 minuti e mezzo. Questo video vorrei che fosse un video motivazionale, possiamo chiamarlo così, specialmente diretto agli artisti. Perché questo? Perché, allora, io sono consapevole che a volte magari do un'impressione di me che non è particolarmente simpatica. Perché parlo poco, perché pubblico solo le mie opere, quindi molti di voi potrebbero dire, oh, guarda questo, pubblica le opere, se la tira, perché crede di essere chissà chi. In realtà, voi vedete solo la punta dell'iceberg, cioè quello che è il prodotto finale, non vedete tutto quello che ci sta dietro. E non mi, a volte lo faccio vedere, a volte no, nel senso che dalle storie uno vede quello che sto facendo, come si costruisce, poi sui video che metto su YouTube si vede bene o male tutto il processo di, per cui si arriva a un risultato tipo questo. Daisy, scusi se sto usando il tuo, ma l'ultimo che ho fatto. Tac. Qual è quello che ci sta sotto? Questo. Tutto questo. Questa è tutta la carta straccia di queste ultime 2-3 settimane. Perché vi sto facendo vedere sta roba? Qualche volta faccio anche vedere che straccio il dipinto, l'opera in diretta. Poi c'è da aggiungere anche tutta la parte digitale, per cui ci sono anche tutti i file che vado ad eliminare da iPad, da Photoshop, con la tavoletta grafica e compagnia bella, perché purtroppo io pasticcio con tutto quello che mi capita sotto mano. Ho iniziato con quel signorino qua 20 anni fa, nel marzo del 2000, e oggi continuo con tutto quello che capita. Purtroppo c'è l'evoluzione anche in campo artistico, col digitale non mi piace molto, anzi non mi piace proprio, però ovviamente devo affrontarlo per rimanere al passo dei tempi. Anyway, perché vi ho fatto vedere tutta sta roba qua, che poi diventa carta per provare i colori prima che li metto su sul prodotto finito e compagnia bella. Vi faccio vedere tutta questa roba qua, ce n'è altrettanto che è già finita nel secchio della carta, eh? Cioè non è che è solo questo è l'ultimo, ma calcolate che per ogni dipinto che arrivo a finire probabilmente ce ne sono uno o due che fanno sta fine. E oltre a essere dispendioso economicamente, è dispendioso a livello temporale, perché io cioè a fare una cosa del genere ci metto un giorno o due. Quando arrivi che sbagli l'ultima pennellata e che non ti piace il prodotto finale, fa questa fine, non è che sia proprio simpatico, però fa parte del gioco. È proprio questo il punto di questo video, fa parte del gioco. Quando voi, mi rivolgo soprattutto a chi fa arte e si demoralizza perché sbaglia, perché fa una roba che non piace, perché si crede incapace, perché vuole mollare tutto, no. Quello è un momento importante, ognuno lo metabolizza come meglio crede, c'è chi preferisce buttare via tutto, c'è chi preferisce imprecare, c'è chi ha bisogno di 2 giorni, c'è chi lo metabolizza in 30 secondi. Consiglio spassionato: quando arrivate al punto che dite ok, questo deve finire nel cestino, fermate, lasciateli tutto, vi andate a fare un caffè, un prosecco, un tè. Io voto prosecco. Tornate dopo, vi prendete il tempo che volete, andate a fare una passeggiata, quello che volete, lasciate lì mezz'ora, un giorno, 2 giorni, una settimana, non è importante. Tornate al punto
di rottura, rivivete il momento del bordello, del casino, di quello che è successo, di quello che è andato male, capite, metabolizzate, state sicuri che quello che farete dopo mi succede spesso, quando faccio una porcheria che butto via, quello dopo di solito è un dipinto di cui sono molto autocritico con me stesso, diciamo che è molto difficile che mi piaccia qualcosa che faccio, però diciamo che dopo che ne ho buttato via uno, quello dopo mi concentro maggiormente, rivivo l'errore e cerco di non fare più, di solito mi viene un lavoro abbastanza accettabile, pubblicabile, che, di cui dico va bene. Ma è questo è il punto, cioè questo sulle ultime 3 settimane, ok? Però voi pensate nei 20 anni che faccio l'artista, quante volte ho buttato via, quante volte ho ridipinto sopra una tela, quante volte ho aperto, scaricato calendari, cioè no, i calendari con le donnine, i calendari quelli che è meglio che qualcuno lo non senta. Fa parte del gioco, fa parte dell'esperienza, fa parte del bagaglio culturale. La chiudo tra un po', a molto breve, perché sennò diventa un'altra volta prolisso. Questo, qua dentro, c'è tutta la vostra esperienza per il prossimo buon lavoro. Ok? Non guardatela come una cosa negativa. Ok? Qui ci sono le fondamenta della vostra esperienza, di quello che imparerete, degli errori che avete fatto e che non farete più successivamente. Per cui metabolizzate, digerite, studiate, imparate da questa carta straccia, perché da questa carta straccia, ok, questa è la cacca da cui poi nascerà il fiore. Con questa massima di quelle che proprio boom, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, quadro, dipinto, non so cosa farò, ci vediamo presto, online, senza la mia brutta faccia, la buttiamo via, meglio dipinto, meglio Daisy, guardate Daisy, ciao!